Hola! Ciao a tutti. Allora, all'incirca una settimanetta fa, nell'ultimo video, nel precedente, ci eravamo lasciati con io, con la mia squadra, che non era riuscita ad andare direttamente, come ho sempre quasi fatto, tranne dalla divisione 3 alla divisione 2, se non sbaglio. Insomma, una volta mi è già successo, insomma, di andare direttamente nella divisione successiva, ovvero in questo caso nell'ultimo, nella D1. Quindi cosa avevo detto? Avevo detto che non facevo un video come quell'altro, ovvero nel quale si vede tutti, diciamo, gli highlights con i gol, cioè, bel video bello grosso, ma bensì appunto mettevo solamente i risultati, anche se inizialmente, come vedete, ci sono state un po' di difficoltà nelle prime due partite soprattutto. Vabbè, vediamo. Allora, la prima partita, come vi ho detto, inizia male, 3-2, la perdo male male, insomma 0 punti. La seconda 5-0, clamorosa veramente. Arriviamo alla terza, che primi 3 punti meritati, poi addirittura la quarta rivinco, poi si va a pareggiare qui, veramente bimbi, ho preso gol all'89esimo. Poi ritorno alla vittoria con un bel 7-1. Si va sul 3-1, intanto ricordiamoci che siamo salvo. E poi arriviamo all'ultima partita, 4-3, che la vinco. Questa me la fortunosa, perché sinceramente questa volta sono stato io ad aver fatto quello all'ultimo. Insomma, è questo, diciamo, il resoconto del, come si può dire, di tutto. Però, come avete visto, mancano due partite che se ne vinco una, cioè se, basta che ne vinco le due per andare in divisione 1. E se tutte e due addirittura posso rischiare di vincere una cosa che io non vinco quasi mai, ovvero il titolo. Mamma mia, quanti crediti, eh? E niente, appunto, io come sempre ci tengo, sperando che qualcuno di voi sia almeno un pochino, un briciolino interessato a farvi vedere cosa, diciamo, di ciccia, tra virgolette, proprio come ho sempre fatto con la, insomma, con la mia, il mio, diciamo, diretta, con il mio commento. Quello che succede appunto nelle ultime due partite. E niente, andiamo a vedere, no? Andiamo. Eccoci qui. Prima partita delle due rimanenti. Vediamo un po'. Di nuovo come sempre la squadra, vai, Bordalo, 83. Mamma mia signore. Oh, ma sempre lui in attacco, eh? Lui laggiù a destra, Starry, maledetta la miseria, tre volte mi purga. Speriamo bene, dai. Oh, meno male, vai. Vai, Gonzalino! Ah, Gonzalo! Higuain! 1-0 dopo 8 minuti. E andiamo di. Stiamo calmi però, eh? Stiamo calmi. Non ci esaltiamo troppo. Sempre lunga la partita. Dai, porca troia. Ma perché deve fare questi zotti lì, chiellini in difesa? No, ma dei sultanzi abiti. Non l'ho mai vista. Dai, però, che palle. Dopo fatto gol, dopo 2 minuti ne prendo un altro così. Guardami. Dai. Mamma mia, via, via. Gonzalo! Higuain, sempre lui! Diamoti! Boh, i bimbi si patisce. Presa traversa prima van, persi, mamma mia, cavolate. Diamoti, vedo lì Alessione. Uff, assist, diciamo. Non dio perfetto, ma quasi per Gonzalino che non perdona. 2-1, andiamo lì. Vai! Vai, Cabeia! Remi! Cabeia! 3-1, e andiamo lì. Boh, ma è una sofferenza, ragazzi. Questo, a parte che fa tiro da lontano, però c'è questo Sturridge maledetto e non mi riesce mai a prenderlo. Boh, rischio uno sbot tutte le volte, lì. Oh, mamma mia, via, via! Mamma! Mamma! Vai Remi Cabeia! Dov'è Ale? Vai! Alessione! Sempre lui! Sempre lui! Alessione Cerci, 4-1 di quest'intesa fortunosa con Cabeia! E andiamo di.
Vai Gonzalino! No, perso il tempo. No, attenzione, invece no. Gonzalo! Higuaín! Sempre lui! È tripletta, come lo ricordo. Mi pare di sì. Due ne ha fatti sicuramente. Non so se è tripletta. Sta a chiudere la bomba. Comunque 5-1. Gonzalo Higuaín. Ci mette la firma. Ancora? Ancora? Griezmann! Antoine! Griezmann! 6-1! Ancora, ragazzi, ancora! Però, ciononostante, per l'amor di Dio, può sempre accadere di tutto, eh? Sembra brutto da dire, ma la verità. Anzi, perché è brutto e strano. Però, non si meritava, diciamo, di prendere tutti questi gol. Perché non è un avversario facile. Diciamo così, quindi comunque mi dispiace per lui, davvero. Ah, chi ha fatto go? Sturridge. Fortunoso, però. Non essere onesti. Giusto che lui comunque aveva fatto go, ma non così. Era meglio, magari, no? Vai Paul! Mamma mia, bombe tiride. E oh, che culo ci ho avuto lì. Alessione Cerci. Comunque, boh, ha fatto un discreto gol. Boh, 7-2. Era piuttosto desiderato. Vabbè, 7-2. Non esulto più ormai perché non è per fa, diciamo, il guappo, come si dice dalle mie parti. Solamente che ormai credo che, per quanto riguarda non tanto il risultato, ma per chi vince la partita, credo che sia niente, no? Credo. Comunque 7-2 l'S Cerci. Ce ne Sanchez. Terzo gol per lui, Alexis Sanchez. 7-3 comunque il risultato. Via ragazzi, finisce qui. Andiamo in D1. Andiamo in D1. Lo so, non sembra che io sia tanto contento perché effettivamente speravo, anche se comunque va bene, sono sincero, speravo magari di trovare una partita che fino all'ultimo deve essere un po' più tirata, magari non così, anche se ripeto, l'ho avuto sfortuna perché non si meritava di prendere tutti questi gol qui e io ho avuto fortuna a farli, a farne, vai. E comunque andiamo in divisione 1. Oh lolo, oh lolo. E speriamo di farcela, anche se sinceramente sono molto 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 dubbioso sul da farsi, appunto, su quello che avverrà. Andiamo a vedere se magari, non lo so, riusciamo a vincere anche il titolo, a prenderlo. Boh, andiamo, vai. Eccoci qui. L'ultimo avversario, speriamo, della divisione 2. Dico speriamo perché che spero poi di non tornarci, ecco. E speriamo anche di vincere il titolo. Anche una squadra che si basa soprattutto, boh, lo so, nemmeno io, c'è un casino di intesa. Una squadra un po' mista, anzi decisamente mista. Vai Edu! Edu! Ma dove l'ha messa? Boh, è sul palo del portiere e andiamo di 1-0. Anche questa volta dopo 8 minuti, fammelo rivedere, dove l'ha buttata? Beh, certo di portiere. Non è che prende, Giulio Cesar, boia. Grande Dude, 1-0. Oh, l'avevo già capito, facevo così. Dio buono, Dio. Oh, 1-1. 13esimo. Caraione. Vai, no! Cazzo fai, no? Tirale Alessio Cerci, rieccoci in vantaggio di 2-1 di andiamo, dai, quasi fine primo tempo, reggiamo almeno per il primo tempo, dai, Davellino, schiocchete 2-1 Cercione di cazzo, mamma mia, via, che culo c'ha avuto di.
Mamma mia, Tonino, mamma mia, Tonino. Oh, era rigore questo via. Questo c'è, cioè, Giulio Cesare ha preso la gamba netta, eh. Vabbè. Addio, addio, no, dai, che palle! Boh, volevo anche reggere fino al primo tempo, non so come mai. L'avevo detto, e va, fermo i reggi il primo tempo, come se tipo, se san, come nella realtà. Come se vai a, boh, primo tempo in vantaggio, la vivi meglio la situazione, invece no, si è preso uguale. Che culo! Che culo! Ma non me ne frega niente! Tonino, sempre lui! 3 a 2, di... boh, il culo ci ho avuto, è davvero? Un casino. Arriva a farla... A chi è? Mertens, Cavallian... No, Mertens è in regola. Boom, culo. No, Mertens o Cavallian, non c'è dubbio, boh. Dio, buono Mertens! Comunque, ragazzi, era Mertens, quello di prima, eh. No, e tu. No, no, non ci voglio vedere. Dai, non ha fatto un cazzo, ragazzi. Ma poi il tiro di merda, perché l'ha bloccato andando, cioè, di barbo per tiro. Questo lì. Dai, che cazzo lì. Oi, oi, di. Da, ma ce ne rendiamo conto, ragazzi, che per un punto non ho vinto il titolo. Maremma troia, lo dico, che cazzo di. Da, ma poi, ma che culo di. 3 volte è così, una è la prima volta che non raggiungo quello che voglio raggiungere, o che vorrei raggiungere per un punto, e poi 3 volte sono sempre prendendo il gol nel finale. Maledetta la miseria di. Vabbè, diciamo che comunque l'obiettivo principale è stato, direi, meritatamente, forse forse anche ampiamente raggiunto. Però di gira un po' le palle che per un punto tutte le volte devo vincere il titolo. Vabbè. Allora, di, che palle. Ma dai, vai, per un punto. Non so nemmeno mantenere, se no, crediti col titolo. Ma sicuramente era così di più. Che faceva come sempre molto comodo. Comunque, ragazzi, per tra virgolette, non tanto scusarmi, ma solamente perché, come scusa, mettiamolo così, il video dura poco, o quasi. Niente, con i crediti ottenuti voglio aprire 2 pacchetti. Anche se magari potrei usare questi soldi per magari un prepackaggiatore. Non ma uguale, voglio un prepacchetti. E insomma, andiamo con il primo, vediamo un po'. Higuain, ho scelto lui. Bello, bello, Castan. Bella roba, sì. Andiamo a aprire il secondo, vai. Stavolta mi fido di Hazard, guardiamo un po'. Mamma mia, signori. Mamma mia, signori. Fa vedere. Ah, meno male, guarda, abbiamo trovato crediti, vai. Belli. Niente ragazzi, questo è l'ultimo pacchetto, cioè Higuaini, come usa di. Niente appunto, ci rivediamo al prossimo video e iniziamo l'ultima divisione, sperando di restarci. No? Divisione 1. Ce l'abbiamo fatta, comunque. E andiamo. Via, prima di salutarvi vi ricordo come sempre di mettere, se volete, vi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale così che rimanete aggiornati, rimarrete, oh, mi riesco a trovarmi un pappino, rimarrete aggiornati su tutte le cose che carico, va bene? Alla prossima, ragazzi, ciao.